cittadino deve imparare ad esercitare i propri diritti. Per esempio, nel momento in cui uno va a votare e non può decidere per chi votare, questa è una negazione di un diritto principe. Si parla di recente di un decreto sulle intercettazioni telefoniche che impedisce ai giornalisti di esercitare fino in fondo la propria professione, ma anche ai magistrati, in un certo senso, di non poter più comunicare alcune cose alla stampa. La politica una volta era l'elite che alla fin fine riusciva a raccogliere quelle che erano le ragioni dei cittadini e tentava di trasformarle poi in diritti estesi a tutti. Si è interrotto anche questo rapporto allora. Secondo me, questa è ovviamente una mia opinione personale, che vale quel che vale, perché è un'opinione personale, però a me sembra che attraverso il blocco delle liste elettorali, nella sostanza, nei fatti, si tolga ai cittadini la possibilità di scegliere le persone dalle quali vogliono essere rappresentati. Si trasforma un rapporto personale, che è quello tra il delegante e il delegato, in un rapporto tra una persona e un ente, che è il partito politico. Ora, i partiti politici hanno anche loro una composizione estremamente varia. Noi vediamo che in Parlamento ci sono, all'interno dello stesso partito politico, 100.000 posizioni diverse. Ci sono persone che hanno maggiore o minor credibilità di altre, ovviamente a seconda dei punti di vista, no? Allora, il fatto che non si possa scegliere la persona e che si debba scegliere la persona che ha già scelto il partito, secondo me contribuisce a distaccare, contribuisce proprio a creare una frazione, una frattura, una separazione tra gli elettori e il mondo politico. Stella la chiama la casta, diciamo il mondo politico. È una frattura che, a mio parere, tende poi ad allargarsi sempre di più, perché quanto più la pratica è questa, tanto più a questa pratica si affiancano altre prassi, altre situazioni, aumenta il numero delle persone che si può dire, tra virgolette, vivono di politica, si moltiplicano gli enti in modo che anche le persone che hanno perso le elezioni possano trovare comunque una collocazione, magari con un ritorno economico maggiore di coloro che le elezioni le hanno vinte. Bene, la cittadinanza si trova di fronte a qualche cosa, normalmente si usa una parola che a me non piace particolarmente, autoreferenziale. Forse vuol dire ci si trova di fronte a un'entità che sembra quantomeno pensare più a se stessa che non a esercitare il servizio che è chiamata a svolgere nei confronti dei cittadini. Per quel che riguarda le intercettazioni, io credo che il codice di procedura penale, che non è vecchissimo, anche se sono passati quasi 20 anni, sono passati 18 anni da quando è entrato in vigore, avesse previsto con una certa attenzione e io credo in quel caso anche con una certa saggezza la regolamentazione tra quel che deve rimanere segreto e quel che invece può essere pubblicato, addirittura quel che deve essere pubblicato quando il pubblico ministero ritiene che ciò serva alle investigazioni, perché così era la normativa. Ora, se degli abusi sono stati commessi per quel che riguarda le intercettazioni telefoniche, ammesso che sia vero, perché può darsi, allora io credo che la via dovrebbe essere quella di rendere difficili o impossibili gli abusi, ma non di arrivare ad una regolamentazione che impedisca la conoscenza dei fatti fin dopo, addirittura in certi casi, l'emissione della sentenza di secondo grado.